questa fantastica occasione. Quando ho iniziato il mio cammino, molti anni fa, come condivisione, mi sono dato un'imposizione di immaginare che tutte le volte che io mi trovavo di fronte a delle persone, io dovevo pensare di comunicare dei bambini, perché se tu riesci a diventare bambino, a tornare ad essere bambino, quello che trasmetti, quello che dai, ha una spontaneità, una genuinità, una freschezza che nasce dall'anima. Quindi il mio intervento oggi utilizzerà delle storie, dei piccoli racconti, delle metafore, perché il nostro bambino, il nostro sé più profondo, possa cogliere l'essenza, l'essenza che nasce come fioritura dell'anima. Il mio percorso parte tanti anni fa, attraverso tanti viaggi che ho fatto in ogni angolo del mondo, e inizio il mio intervento parlando di un viaggio specifico che ho fatto all'incirca nel 2012, ottobre 2012. Sono partito verso le riserve dei nativi americani. Arrivo in California, da lì inizio a muovermi. Volevo arrivare nella Monument Valley per trascorrere un periodo nella riserva dei Navajo. Lungo il cammino, e abbiamo già parlato, ho sentito gli interventi di prima, proporre molto spesso il concetto di sincronicità. La sincronicità io l'ho un po' tradotta con il termine magincidenze. La magia che si predispone lungo il nostro andare, lungo il nostro sentiero, attraverso delle coincidenze. E quando affronti un viaggio, e tutti noi siamo in viaggio, tutti i giorni, da quando ci alziamo al mattino a quando chiudiamo gli occhi alla sera, è un viaggio continuo, verso che realtà? Verso noi stessi. Tutto è uno specchio che riflette continuamente delle parti di noi. Ed è importante, attraverso questo viaggio, andare oltre la superficie. Iniziare a capire che c'è la vita oltre la superficie. C'è una vita intelligente oltre la superficie. E dobbiamo essere degli artigiani che ogni giorno trovano il modo di cesellare, di modellare se stessi, di scavare dove c'è da scavare, da ripulire dove c'è bisogno di ripulire, per raggiungere quella purezza che è insita nel cuore di essere bambini. Un po' tutte le religioni, tutte le filosofie dicono: sei in grado di riportare il tuo cuore alla genuinità dell'essere bambini? E nei viaggi dei più grandi maestri sono stati dei bambini, ma ho dovuto scendere dal piedistallo che i miei condizionamenti, le mie convinzioni, i miei limiti mentali avevano creato. Allora inizi ad utilizzare un linguaggio diverso, che non è un linguaggio mentale, ma è un linguaggio della coscienza. Quella coscienza che permea tutto, che pervade tutto, che è in ogni cosa, che è in ogni forma di vita. E i nativi americani ci hanno sempre insegnato questo, che la materia è spiritualizzata. Il grande spirito è in ogni cosa. E io tante volte, quando mi trovavo a contatto con loro e iniziavo a fare domande, loro mi dicevano: stai in silenzio, non hai bisogno di farmi domande, esci e abbraccia un albero, esci e impara a parlare
con un fiore, con una farfalla, ma è una visione completamente diversa. È qualcosa che non fa parte della nostra realtà. Mi hanno insegnato a lottare, mi hanno insegnato a conquistare. Ero un imprenditore, tanti anni fa avevo 2 aziende, la mia giornata era nel conseguire risultati, nel fare numeri. E adesso mi dite che tutto quello che ho appreso non serve più a nulla. E questo capo tribù mi ha fatto questa osservazione: voi nei vostri paesi mandate i vostri figli a scuola per imparare dai libri, noi nelle nostre tribù mandiamo i nostri figli nei boschi per imparare a parlare con gli alberi. Wow, che differenza! E quando io ho fatto l'esperienza del contatto con l'albero, dove per diversi giorni sono rimasto bendato, fin tanto che non riuscivo a sentire la voce di quell'albero, fin tanto che io non riuscivo a entrare in quella sintonia, a usare quella parola che è della coscienza, affinché io riconoscessi quella voce, non potevo uscire da quel bosco, non mi era dato uscire da quel bosco. E quando tu sei in quella modalità, dove capisci che mano a mano che passa il tempo, l'illusione del tempo, la mente inizia a mollare la presa, perché si stanca. La mente è sempre compulsiva, cerca sempre di identificarsi con qualcosa o di essere identificata da qualcos'altro. E mentre cerca di identificarsi, trae il suo senso di identità da che cosa? Dall'esterno. Da questo, da quello, da quell'altro. Quindi riflettete che tutti voi, tutti i giorni, attraverso questa identificazione, siete semplicemente l'immagine di ciò che è attorno a voi. Ma voi non siete quello. Voi non sarete mai quello. E qualunque aspetto di voi raggiungerete attraverso l'esterno sarà sempre soltanto una deviazione dal vostro vero sé, dalla vostra anima. L'anima parla, comunica in ogni momento, però siamo sempre distratti. Non vogliamo metterci lì nella modalità di ascolto, ma la vera comunicazione, ricordiamoci, ha inizio nell'ascolto, nel saper ascoltare. E non possiamo ascoltare gli altri se prima non impariamo ad ascoltare noi stessi. Mentre ero lungo la strada per arrivare a questa riserva, ero in un autobus, alla mia destra il corridoio centrale, un bambino e sua madre. Questo bambino aveva un foglio bianco, delle matite colorate e stava disegnando dei bellissimi uccelli colorati, molto colorati, molto piccolini, e ce n'erano molti nel foglio. Io ogni tanto buttavo l'occhio e ero come attratto da come lui trasmetteva su carta, con spontaneità, queste bellissime forme. Ma sapete benissimo che noi non riusciamo sempre a leggere tutti i segnali che la vita ci dà. A volte non siamo preparati, però quello è un tassello. Fa parte di un disegno molto più grande. E dovevo semplicemente dare il tempo all'energia intelligente, sempre presente, che conosce lo scopo di tutto, di dare forma a una maturità della mia esperienza. Dopo un'ora l'autista annuncia una sosta obbligatoria perché nell'autobus si era accesa una spia. Aveva bisogno di far verificare un qualcosa nel motore. Annuncia la sosta, ci fermiamo,
Come scendo, vengo subito colpito da un negozietto che vendeva oggetti dei nativi, ricordi. Entro in questo negozietto e vengo attratto da un piccolo Deplia, un libricino molto sottile. Ce l'ho qua con me. Mi avvicino, lo prendo in mano, lo sfoglio molto velocemente. C'è scritto Human Birds, colibrì. Come lo prendo? Connetto subito, la mia mente si riconnette con il disegno del bambino. Però, distinto, la mente dice, ma cosa te ne fai? Rimettilo giù. E lo appoggio. Mi giro per andarmene e sento qualcosa che cade alle mie spalle. Ho detto, sicuramente nel muovermi ho toccato qualcosa, è caduto qualcosa. Mi rigiro, il bambino stesso, con il libricino in mano, che me lo porge. Come dire, non andare via senza di questo. Io in questo momento ho i brividi, perché ricordo gli occhi di quel bambino. L'emozione che entra dentro di te, ma è un'emozione che contiene un'intuizione. Io non l'avevo programmata quella cosa. Si accende una scintilla dentro di te e quella scintilla che cosa ti dice? Sei vivo. Ti fa sentire vivo. In quel momento mi sono sentito vivo. Guardando nella profondità di quel bambino mi sono sentito tremare. E ho preso quella guida. Inizio a leggerla mentre salgo in autobus. E questo piccolo animale, questo piccolo volatile, mi ha dato un insegnamento grandissimo. Un insegnamento che poi io ho riportato nel mio libro e che ho definito come principio dell'evoluzione convergente. Sapete perché? Pensate che questo piccolo uccello, che è circa 5-6 centimetri, il suo piccolo cuore compie dai 500 ai 1200 battiti al minuto. Le sue respirazioni sono all'incirca 300 al minuto. E durante la giornata, nella sua frenetica attività, deve procurarsi circa il doppio del suo peso corporeo di nettare per poter sopravvivere. Sapete cosa vuol dire? Che è come se noi partissimo da casa nostra con la nostra auto con soltanto un litro di carburante. Vuol dire che costantemente sono necessarie delle soste per rifornire di carburante il nostro veicolo. Però noi con la nostra auto rischiamo una sosta. Sapete cosa rischia il colibrì? La vita. È sempre in bilico tra la vita e la morte. Durante la notte poi, siccome le temperature, soprattutto nel deserto, crollano a picco, deve preservare la sua energia e riesce a raggiungere l'ibernazione. Per diversi minuti il colibrì non respira. Riduce al minimo l'emissione del calore. Ha dell'incredibile, ma questo è soltanto l'inizio. Perché ricercatori e botanici, studiando questo uccello che viene definito dai nativi americani sacro, sapete cosa hanno scoperto? Che alcune specie di fiori di cui il colibrì si nutre, mano a mano che c'è stata un'evoluzione, hanno raddoppiato la loro produzione di nettare. Non solo alcuni fiori, alcune specie hanno ridotto la loro apertura perché non vi potessero accedere le api, ma soltanto il piccolo becco del colibrì. Incredibile. Incredibile. La vita che sostiene la vita. Sapete cosa ci differenzia dal colibrì? Un'unica cosa. L'ansia.
l'ansia. Perché se noi fossimo al posto del colibrì, tutti i giorni diremmo a noi stessi: oh mio Dio, ce la farò, non ce la farò, ma come posso farcela? Sono vittima della vita. La vita non mi ha dato abbastanza per, e torniamo al concetto bellissimo che ha espresso prima il professore, riguardo all'abbondanza. E quando io parlo di abbondanza, immagino sempre, sapete in America come riforniscono il latte? Con il camioncino. Tutte le mattine, davanti a tutte le famiglie, mettono una confezione di latte fresco. L'abbondanza è la stessa identica cosa. Tutti i giorni ci viene messa davanti a noi, però dobbiamo aprire la porta, uscire ed entrare in sintonia, in simpatia con quella determinata esperienza. E per entrare in sintonia con quella determinata esperienza abbiamo un unico strumento a disposizione, un unico: la gioia. Osservate che tutte le volte che voi create o siete preda di problemi, che si tratti di relazioni, che si tratti di abbondanza, che si tratti di salute, che cosa state facendo? State cercando di riportare in equilibrio qualcosa che ha perso il suo equilibrio. Vi prendete la responsabilità di cambiare. Siete voi che scegliete. All'opposto, se entrate nella gioia, che cosa state facendo? State esprimendo un qualcosa che è già dentro di voi. La portate all'esterno. E lì, quando voi siete nella gioia, non dovete scegliere, venite scelti. Wow! È completamente un cambio di paradigma. Un grande cambio di paradigma. È quella metafora che abbiamo sentito prima, la piccola goccia d'acqua che si abbandona nell'oceano, che si abbandona nel grande fiume della vita e si lascia accompagnare dove è destinata ad arrivare. Questo non vuol dire vivere una vita passiva, vuol dire riconoscere che quell'energia intelligente che è attorno a noi ha delle regole. E abbiamo avuto delle testimonianze bellissime nel riconoscere da parte della scienza quali sono alcune di queste regole. E all'orizzonte ci saranno tante nuove scoperte nei prossimi anni, però potremo avere accesso a quei mondi, e di mondi si tratta, solo attraverso la vibrazione della coscienza, del cuore. Questo non vuol dire che la mente non servirà più. La mente dovrà essere a servizio del cuore, perché la mente è un elemento importante e non possiamo vederla come un ostacolo o un nemico, ma deve diventare un grande alleato a servizio della parte più profonda di noi stessi. Però voglio darvi anche un'altra visione delle cose, perché su questa cosa hanno strutturato tutta la nostra indegnità. Guardiamo questo piccolo filmato, non c'è l'audio, ma non importa, perché ci sono i sottotitoli. Leggete e dopo lo commentiamo assieme. È tratto dal film Apocalitto, film di Mel Gibson, molto bello e significativo, da vedere. Scusi se lo può leggere, perché non riusciamo a leggere qua dietro. Perché non si vedono i titoli sotto, si alza un po' questo. Ve lo leggo io. Grazie. Però prima faccio scorta di acqua. E un uomo sedeva da solo, sprofondato in una grande tristezza. Tutti gli animali si avvicinarono. Non ci piace vederti così triste. Chiedici quello che vuoi e lo avrai, dissero gli animali. L'uomo disse: voglio avere una buona vista. L'avvoltoio rispose: avrai la mia. L'uomo disse: voglio essere forte. Il giaguaro rispose:
sarai forte come me. Allora l'uomo disse: vorrei tanto conoscere i segreti della terra. Rispose il serpente: te li mostrerò. E così fu con tutti gli animali. E quando l'uomo ebbe tutti i doni che loro potevano dargli, se ne andò. E il gufo disse agli altri animali: ora l'uomo sa molto ed è capace di fare molte cose. Improvvisamente ho paura. Il cervo disse: l'uomo ha tutto quello di cui ha bisogno. Ora non sarà più triste. Ma il gufo disse: no, io ho visto un buco nell'uomo, profondo come una fame che mai si placherà. Questo lo rende triste e lo spinge a desiderare. Lui continuerà a prendere e a prendere, finché un giorno il mondo dirà: non esisto più e non ho più nulla da dare. Se c'era l'audio si creava anche l'atmosfera, perché si sentivano i suoni del fuoco, l'atmosfera della convivialità. Vi voglio portare questa mia riflessione che ho condiviso proprio con i nativi. Noi siamo cresciuti con un profondo senso di incompletezza. In un modo o in un altro, tutti ci sentiamo incompleti e cerchiamo di colmare questo vuoto cercando all'esterno, vagabondando nel mondo alla ricerca di qualcosa, di qualcuno che vada a riempire questo spazio che non sappiamo definire, non sappiamo riconoscere. Io dico semplicemente: siamo nati macchiati di qualcosa che ci è stato buttato addosso appositamente perché viviamo la nostra indegnità. E tutte le volte che voi utilizzate delle affermazioni del tipo: sono bravo nella mia azienda, quella frase dovrebbe essere seguita: non mi sento più indegno. Guarda, ho molte amanti. Ho scelto questo perché così non mi sento molto indegno. Però quello che noi viviamo con un senso di incompletezza, io l'ho un po' trasformata. E di suo ha un valore di incompiutezza. Non siamo incompleti, siamo incompiuti. E l'anima, attraverso il suo richiamo, vuole che ridiamo forma al seme che è dentro di noi, che torniamo a riconoscerci nella nostra unità, che è divinità. Noi non siamo Dio, ma siamo scintilla del Creatore e per estensione abbiamo tutti gli attributi del Padre o della Madre, della Sorgente, dell'Essere. Gesù diceva: siete a immagine e somiglianza. Certo che fin tanto che viviamo attraverso la macchia che ci hanno dipinto, sinceramente non riusciamo a vedere quella divinità, quella scintilla che fa parte del nostro essere. È già stato citato Carl Jung in un suo libro, parlando proprio con un capo tribù dei nativi, ha detto: i bianchi cercano sempre qualcosa. Che cosa cercano? Ai bianchi manca sempre qualcosa, sono sempre disagi e inquieti. Non sappiamo cosa vogliono, pensiamo che siano folli. Ecco che questo essere sempre proiettati nel futuro vi
disperde la consapevolezza e la bellezza del presente. Perché? Perché stiamo trasformando questo momento in un mezzo per un fine che dovrà avvenire domani. Ma domani non possiamo sapere come sarà. E quel domani, e lo abbiamo già sentito anche prima, ha le sue radici in questo presente. Quindi quando c'è l'attesa proiettata in un futuro, e se quel futuro ci dà speranza, allora è bello, è positivo, ci attrae, crea aspettativa. Se invece è macchiato dalle nostre paure, che cosa crea? Crea ansia. Crea l'ansia. Il vero viaggio spirituale, il vero contatto con la nostra anima è nel qui e ora, nell'eterno presente, in questo preciso istante. Però dobbiamo imparare a fare che cosa? A deautomatizzare i nostri gesti. Cammino, il mio corpo si muove in un modo meccanico e la mia mente dov'è? O nel passato o nel futuro. Separazione. C'è separazione tra il veicolo fisico e la mente. Ma noi dobbiamo creare l'unità. E l'unità può essere raggiunta soltanto attraverso la consapevolezza. Perché se non c'è consapevolezza, e la consapevolezza inizia nel saper ascoltare il nostro corpo, vi ricordate cosa vi ho detto prima? Quando io facevo domande, il capo tribù mi diceva: esci, vai in mezzo al bosco, vai a contatto con un albero. Quindi consapevolezza di noi stessi è il vero diamante, l'unico vero diamante che abbiamo a disposizione per risvegliare che cosa? L'innato, il nostro sé più profondo, e si realizza nello spazio del vuoto, questa parola magica che ho sentito ripetere, nel vuoto di noi stessi. Perché quando noi creiamo il vuoto, siamo pronti a essere riempiti dalla vita stessa. Nel Tao Te Ching si dice che 30 raggi convergono in un solo mozzo, ma è grazie al vuoto, al piccolo vuoto interno, che la ruota gira. Un vaso è fatto d'argilla, ma è grazie al vuoto interno che quel vaso ha una funzione. Quindi le cose nella materia sono fatte da ciò che è, ma la loro funzione è fatta da ciò che non è. Solo se siamo in grado di creare quel vuoto dentro di noi, di cedere la piccola mente alla grande mente, allora avviene quel processo di trasformazione alchemica. Allora un metallo grezzo si trasforma in un metallo più raffinato. Ma perché cambiamo vibrazione? Cambiamo dimensione, le dimensioni dell'essere, così come il ghiaccio si trasforma in acqua, l'acqua si trasforma in vapore acqueo. È sempre la stessa sostanza, soltanto che ha vibrazioni diverse. Ripulendo noi stessi, raggiungiamo naturalmente un contatto con quella parte più profonda. Questo abbiamo visto. Un'altra importante riflessione: l'essere umano non nasce come tale, è solo un'opportunità. Una rosa nasce come rosa e rimarrà per sempre una rosa. Un cammello nasce come un cammello e rimarrà per sempre come un cammello. L'essere umano no. L'essere umano è un'opportunità, è un potenziale. Cosa vuol dire? Che nel suo processo deve costantemente trascendere se stesso. Trascendere se stesso vuol dire prendere quelle parti separate che spesso vengono definite come zone d'ombra, il nostro lato oscuro,
di cui abbiamo paura, e di riportarlo alla luce. Perché quando voi alzate una mano, avete un fronte e un retro di questa mano. Se io metto la luce soltanto a illuminare un lato e mi confronto soltanto con quella parte, io non posso dire che quello lì è l'unità, che quella mano è l'unità. Ne sto vedendo soltanto una parte, però la mano è composta da ambedue i lati. E la luce è la parte attiva, perché se in questa stanza c'è il buio, nel momento in cui io accendo una piccola candela, non è che il buio scivola via e va alla ricerca di una sua realtà, è il buio stesso che viene trasformato in luce. Ecco che tutti noi dobbiamo trasformare la nostra zona d'ombra in potenziale per crescere, tendendo la mano, abbracciando quella parte di noi, perché non la puoi trasformare se non l'accogli, se non l'accetti, perché comunque è una parte che noi abbiamo portato da casa, abbiamo portato dal mondo dello spirito per essere trasformata in un qualcosa di luminoso, di vivo. Quindi l'essere umano non viene al mondo come un programma, lo abbiamo sentito prima, ha il potenziale dentro di sé e questo potenziale va nutrito, va fatto crescere. I nativi americani mi dicevano spesso: la saggezza è la capacità di vedere le qualità in ciò che è grezzo e di essere abbastanza pazienti e tranquilli di forgiarlo in un qualcosa di perfetto. È un segreto importante. La saggezza di vedere le qualità in ciò che è grezzo. Ma fin tanto che c'è giudizio, c'è separazione. E ribadisco quel concetto del pensiero positivo, che tutte le volte che io scelgo e dico voglio soltanto pensare positivo, ma siccome non è possibile perché viviamo nel mondo della dualità, dove i due opposti si compenetrano, si contengono a vicenda, nel momento in cui hai fatto una scelta, stai già richiamando nell'esperienza di vivere anche il suo opposto. Scelgo soltanto di essere nella luce. No, ce lo insegna la natura. Il giorno lascia il passo alla notte. La gioia lascia il passo al dolore. Ecco che la vera forza sta nel non scegliere più, di diventare osservatori di noi stessi. Fintanto che sono il protagonista del film, è logico che ho un carico enorme sulle spalle. Ma se io inizio ad allontanarmi dal protagonista e osservarlo come osservatore di me stesso, allora inizio a non dipendere più da quelle idee, da quelle emozioni, da quegli atteggiamenti. Parte il processo del risveglio, che è il processo di consapevolezza. Nuvola Rossa diceva: nascere uomo su questa terra è un incarico sacro. Abbiamo una responsabilità sacra dovuta a questo dono eccezionale che ci è stato fatto. I nativi vivono la sacralità in tutto ciò che li circonda. Riescono a vedere la bellezza in tutto. È come quel dialogo contenuto in un libro molto significativo di Anthony De Mello, Un minuto di saggezza nelle grandi religioni, questo è il titolo del libro, e c'è un dialogo tra un maestro e il suo allievo, e l'allievo chiede: ma maestro, come mai tutti attorno a me sono felici? E il maestro risponde: tutti attorno a te sono felici perché riescono a vedere la bellezza. E allora nuovamente l'allievo: ma maestro, ma come mai io non riesco a vedere questa bellezza?
Il maestro risponde: non puoi vedere all'esterno quello che non riesci a vedere dentro di te. In un modo o in un altro, il viaggio che stiamo compiendo è un viaggio rivolto verso l'interno. Nella ruota di medicina dei nativi americani ci sono 7 direzioni: est, sud, ovest, nord, una che va verso il basso, una che va verso l'alto e poi la 7ª che le contiene tutte, che è verso l'interno. Perché una volta che tu ti sei mosso all'interno di questa ruota, che è una grande metafora, ti sei mosso nel campo del mentale, nel campo delle emozioni infantili, nel dare significato alla tua autostima, nel creare il contatto con il cielo e con la terra, alla fine riconosci che tutti gli universi sono al tuo interno. Come in alto, così in basso. E soltanto in quello spazio iniziamo a capire che è l'unico mondo nel quale noi abbiamo autorità. Il nostro mondo interiore. Perché fin tanto che c'è proiezione, la proiezione può essere tradotta in questa frase: essi sono. Quando invece quella proiezione viene portata dentro di me, si attiva che cosa? Io sono. Soham. Il mantra, che è il mantra del respiro, che è il mantra della vita. La vita intera, così come mi ha detto il capo tribù Navajo, è una ricerca della casa, uno spazio interiore in cui poter essere se stessi pienamente appagati del proprio essere. Guardiamo questa immagine, io adesso ve l'ho riproposta così, però quando io ho fatto questa domanda, lui ha preso proprio fisicamente un ramo e mi ha detto: tu quando nasci sei questo puntino al centro. Poi, quando inizi a fare esperienze, ti muovi da questo puntino per creare dei cerchi di tua creazione. Ecco il cerchio della famiglia, il cerchio della scuola, il cerchio del primo innamoramento. Tutte realtà che ci vengono date in funzione del principio del libero arbitrio. Iniziamo a ridefinire quello che siamo. E ci è data questa possibilità di creare la nostra personalità, di strutturare il nostro ego. Però vediamo che quella realtà è fragile, crea molte sofferenze, perché tutti questi cerchi hanno un limite, che quando voi entrate in quel determinato cerchio, vi identificate con quel cerchio. Sono un padre, sono una madre, sono uomo, sono donna. E quando noi ci identifichiamo con quel cerchio, ci dimentichiamo di che cosa? Del punto da cui siamo partiti. Ecco che abbiamo tutti la libertà, la libera scelta di spaziare in queste dimensioni dell'essere, perché poi, ed è la parabola del figlio prodigo che si allontana dalla casa del padre, scegliamo di fare ritorno. Ma è lo stesso principio del Tao. Il movimento di ritorno è alla base del Tao. E tutti noi in un modo o in un altro, lungo i nostri sentieri, che sono i più vari, ad un certo momento decidiamo di lasciare andare il nostro ego, il nostro egotismo, per ritrovare la forza e la bellezza di quel punto dal quale noi siamo partiti. Certo che ad ogni cerchio ci viene data la possibilità di restare o di avanzare, di rinnegare, di urlare, di strepitare,
di negare, del lamento, dell'azione, perché comunque attraverso quell'esperienza ridefiniamo le priorità. È quello che poi, quello che viene proposto come balzo quantico. E cos'è un balzo quantico? È un passaggio nella vera dimensione dell'essere. È un passaggio che ci riporta a casa, alla nostra vera natura, alla nostra vera essenza. È quello che Maslow molto spesso diceva, che per arrivare a questo momento dobbiamo vivere dei peak experience, delle esperienze di picco che ci danno degli scossoni tali perché la nostra realtà venga ridefinita, non soltanto attraverso quello che la superficie ci propone, ma andando anche nella profondità. Che caratteristiche hanno questi momenti? Sono improvvisi, sono inaspettati, sono intensi, molto intensi. Quante mamme ci sono qua oggi nella platea? Alzino le mani per cortesia. Vorrei farvi questa domanda: la prima volta che voi avete guardato vostro figlio negli occhi quando eravate all'ospedale, che cosa è successo in quel momento? Dentro di voi è cambiato un qualcosa che è rimasto per sempre con voi e non potrà mai cambiare. Siete diventate mamme. E mamma non è una definizione, è una presa di consapevolezza. Atisha, il grande lama tibetano, diceva: consapevolezza all'interno, compassione all'esterno. Se non c'è consapevolezza all'interno, non possiamo avere compassione verso l'esterno. L'amore, la vera sorgente di tutto, si può sperimentare soltanto diventando consapevoli di noi stessi. È imparando ad amarci che impariamo a donare l'amore, ma soltanto quando il nostro calice trabocca di quell'essenza possiamo riempire i calici delle persone che ci stanno attorno, non viceversa. Quindi l'amore come sacrificio è una dimensione sbagliata dell'essere, perché quando ti sacrifichi stai fissando un prezzo, sai già che prima o poi ne richiederai il pagamento ed è soltanto una questione di tempo. Una madre sacrifica, ma in un modo diverso. Sa che può dare tutto, tutto di se stessa, ma liberamente. Nella nostra società invece, soprattutto in tanti ambiti della competizione, il sacrificio diventa disfunzionale, perché ci priva del nutrimento più importante che abbiamo a disposizione. I nativi americani continuavano a dirmi: tu hai un'unica importanza, hai un'unica priorità, e questa priorità è preservare la tua energia vitale. Tu sei un contenitore. Quando utilizzi male questa energia vitale, ne paghi le conseguenze. Se invece ti rispetti, ti ami, ti proteggi, allora quell'energia si amplifica, si espande, perché tutti i processi nella vita si basano su un principio molto semplice: contrazione, espansione, contrazione, espansione. La vita non può crescere per sempre, ha i suoi ritmi, così come il nostro essere. In autunno ci prepariamo ad entrare dentro di noi, questo ci insegnano i nativi. Perdiamo le foglie perché il viaggio deve essere all'interno.
L'inverno ci chiede di preservare tutto il nostro essere, di dedicare l'ascolto. Non possiamo uscire di casa perché è freddo. Poi la primavera arriva e inizia a risvegliare la nostra freschezza, le nostre emozioni. E la primavera ha un obiettivo, di chiederci di utilizzare quello che abbiamo maturato nel momento del silenzio, dell'introspezione, in una nuova fioritura, l'estate. Ecco che se non recuperiamo, ed è alla base di tanti insegnamenti che i nativi ci hanno dato, se non recuperiamo il contatto con la natura, che cosa succede? I nostri pensieri diventano sterili, diventano compulsivi. E quando questi pensieri sono sterili, la nostra vita perde di valore. Sapete perché le persone fanno tutto quello che fanno? A volte rischiando la vita, semplicemente per sentirsi vivi, per recuperare quel senso della vita che hanno perduto. Ma non la puoi raggiungere attraverso delle esperienze forti, intense, certo. Ma non è quello il viaggio che stiamo compiendo. La nuova era, il cambiamento che sta avvenendo, è in questa direzione. E quando io ho parlato con il capo degli Hopi, con lo sciamano degli Hopi, perché dopo la sosta nella Monument Valley sono arrivato nel Grand Canyon e ho sostato lì per un periodo nella tribù degli Hopi. Era ottobre 2012. E ho chiesto: ma cosa sta per arrivare? Come ci possiamo preparare? E lui mi rispose: Johnny, l'umanità è come questa stanza che noi possiamo chiamare stanza arcobaleno. Wow, cosa vuol dire? Che questa stanza, proprio perché si muove in una modalità di tempo lineare, ogni tot cambia colore. Certo che io, mio padre, mio nonno, sono nati nella stanza rossa. Hanno un imprinting basato sul colore rosso. Agiscono in funzione del rosso. E tutte le loro scelte a livello di coscienza sono basate su questa determinata colorazione. Ma ad un certo momento questa stanza cambia colore. E da rosso inizia a diventare viola. C'è il buon vecchio umano che dice: no, io non voglio cambiare. E crisi, che cosa significa di suo? Resistenza al cambiamento. E quindi più io pongo resistenza a ciò che sta per accompagnarci verso una nuova dimensione dell'essere, più sto male, più c'è sofferenza. Più il mio corpo testimonia proprio questa resistenza interiore, perché tutte le forme di resistenza, dove hanno il loro perno? In un no. No, non lo voglio. No, non lo accetto. Se invece io riconosco che questo cambiamento è evolutivo, vi ricordate il pettirosso, il colibrì? È cambiato lui? Cambia la realtà esterna, cambia la realtà esterna, cambia lui. In questo momento tutti siamo richiamati a cambiare, ma non è un vero cambiamento, è un ritorno all'essenza e dobbiamo soltanto ricordare. Recordis. Che cosa vuol dire? Ricordare il cuore, ritornare al cuore. Greg Braden, questo scienziato americano, lui ha detto semplicemente che il viaggio più lungo che dobbiamo compiere è di 30 centimetri. Oh, quanto è difficile compiere questo viaggio, dalla testa al cuore. Quanto è difficile compiere questo viaggio. E tutto inizia con una scelta. Scelgo di ricordare
provate a alzarvi al mattino, di prendere in mano una foto di quando eravate bambini, di guardare quella foto e di chiedervi: che cosa voleva quel bambino? Che cosa voleva per dimostrare al mondo di essere libero? Che cosa voleva dare a questo mondo di unico? Perché ricordatevi che tutti voi siete qua con uno scopo. Avete un dono da condividere. E questo dono si esprime nella gioia, nella vera essenza di voi stessi. Perché dove c'è gioia, il divino è vicino. Dove c'è gioia, l'abbondanza è vicina. Ecco che se voi trovate il coraggio di iniziare la vostra giornata in una costante trasmutazione, ed è quel concetto anche che è stato espresso questa mattina dalla dottoressa Conforto, morire a noi stessi. Difficile morire a noi stessi. Mi ricordo, e ve la racconto, una bellissima storia che parla di un mercante che doveva andare in Africa per acquistare merci ed animali. Arriva in Africa, entra nella savana e vede un bellissimo stormo di pappagalli parlanti e dai colori sfavillanti. E lui decide di catturarne uno per portarlo con sé in America, per portarlo a casa. Lo cattura e lo porta con sé. Naturalmente gli mette a disposizione una gabbia molto confortevole. Gli fa ascoltare della buona musica, lo tratta veramente con attenzione e con affetto. E passano 2 anni. Trascorsi 2 anni, deve tornare in Africa e chiede al pappagallo: cosa vuoi che porto come messaggio ai tuoi amici della savana? E lui dice: di semplicemente che sono felice nella mia nuova casa, nella mia nuova gabbia, e che li penso molto spesso. Il mercante torna in Africa, va naturalmente dagli amici pappagalli, ne vede uno su un ramo e gli dice: sai, ho questo messaggio da parte del vostro amico, sta bene, vive dei momenti felici. E all'improvviso quel pappagallo cade a terra morto. Il commerciante, esterrefatto, ma pensa dentro di lui: probabilmente è un parente, e quindi di fronte a questa notizia è morto di crepacuore. Torna in America, torna a casa e dice al suo amico: guarda, mi è successo questo, ero là, gli ho detto come stai e l'animale è morto. E all'improvviso, mentre finisce questa affermazione, anche il suo pappagallo muore. Ma com'è possibile? Che sia dovuto al fatto che ha sentito della morte del suo caro amico? Apre la gabbia, lo prende, lo tira fuori e lo mette sul tavolo. Come lo appoggia sul tavolo, l'animale prende il volo e si appoggia in un ramo nell'albero che era in giardino. E il mercante si rivolge a lui dicendo: ma perché mi fai questo? L'animale dell'Africa mi ha lasciato un grande messaggio, che se voglio essere vivo, devo morire nella mia gabbia. Perché la nostra coscienza è imprigionata in un corpo e in una mente. La nostra vera natura è imprigionata in una struttura dettata da condizionamenti, da convinzioni, da credenze, da tutta una serie di limitanti affermazioni di noi stessi.
E soltanto morendo al nostro ego, noi possiamo tornare a vivere. E come si fa? Come faccio a liberarmi da questo ego? Quel contadino si era rivolto al suo imperatore, una persona illuminata. Era andato là per chiedere come poteva liberarsi dal suo ego. E quando arriva l'imperatore è in giardino, appoggiato con un braccio attorno a un ramo e la testa appoggiata che riposava. E il contadino inizia a chiedere: ascolta, mio grande imperatore, so che tu hai raggiunto l'illuminazione. Come posso liberarmi dal mio ego? Aiutami, voglio fare questo passaggio. E l'imperatore lo osserva e gli dice: caro fratello, aspetta, non posso risponderti. Ti risponderò soltanto quando questo ramo mi lascerà libero. E il contadino gli dice: ma sei pazzo? Non è il ramo che ti trattiene. Esattamente. Così come non è il tuo ego che ti trattiene. È una nostra scelta. È una nostra scelta. Nessuno ci trattiene. Però quell'habitat, quelle sicurezze, quella realtà ci dà un'identità. E anche se sappiamo che quella identità ci fa soffrire, accettiamo la sofferenza come status quo dell'esperienza. Perché quando eravamo bambini ci hanno insegnato che se volevamo avere l'attenzione degli altri, volevamo avere qualcosa dagli altri, dovevamo piangere. Allora tutti gli occhi erano puntati su di noi. La felicità sembra un paradosso, ma è diventata qualcosa di irreale. Accettiamo più facilmente la sofferenza che non la felicità. Eppure la vita, lo abbiamo sentito, è ricca di energia, è ricca di tutto. C'è tutto in ogni cosa, in una forma molto abbondante. Però per entrare in sintonia, in simpatia con l'abbondanza della vita, dobbiamo cambiare noi stessi. Questo è un pensiero che io ho modellato, plasmato, attraverso gli insegnamenti dei nativi, e dice: lo scopo della vita, nella dimensione dell'anima e senza coscienza, è l'adempiersi della felicità. E raggiungerla è mediata dal liberarsi dell'anima stessa da tutto ciò che le genera sofferenza. Le crea legami fittizi, desideri meschini e da tutte le restrizioni che la separano dal canto della vita. Dal canto della vita, perché tutto si sta muovendo, tutto sta cantando, il mio corpo sta cantando in questo momento, i vostri corpi stanno cantando perché vibrano. Tutto nell'universo è una grande orchestra. Però dobbiamo risintonizzarci, riconnetterci, non con qualcosa di esterno, con un qualcosa che è già dentro di noi. Dall'armonia della fonte della creazione, in una parola, la separano dall'uno, il centro. La gioia, lo ripeto, si esprime, non dovete cercarla. Dovete soltanto trovare il modo di portarla dall'interno all'esterno. I bambini lo fanno spontaneamente, noi no, perché tutte quelle corazze che abbiamo creato l'hanno imprigionata. Noi siamo carcerieri di noi stessi. Però ricordatevi che carceriere e carcerato condividono la stessa prigionia, perché il carceriere deve essere sempre a vigilare sul carcerato, e non sono liberi ambedue. Come fare? Io l'ho tradotta in una formula molto semplice: dobbiamo essere un giardiniere della consapevolezza, dobbiamo darle acqua, spazio, luce, fertilizzante.
Ho sentito dei concetti legati alla luce durante gli interventi di questa giornata. A me piace pensare al mio corpo come una luce condensata, solidificata, ma una luce che può vibrare a un'intensità sempre maggiore. Però devo naturalmente permettere a quella luce di esprimersi, perché se non esprimo quella luce non si può espandere. La sto reprimendo, e quando reprimo so che è soltanto un fattore di tempo, perché quando metto un tappo in quella zona di me stesso, quell'energia continua a scorrere. Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma. Quindi prenderà altre vie per venire alla superficie. Preferisco essere un giardiniere di me stesso, prendendomi cura di me, facendo quelle scelte funzionali che permettono a quell'energia di essere armonia, sintonia, suono, il suono delle sfere, come diceva Pitagora, il suono dei pianeti. Tutto suona in questo universo. E vi chiedo soltanto una cosa: di non morire senza che il vostro suono possa essere testimoniato. Perché non è detto che perché siamo nati realizzeremo noi stessi la nostra divinità. Nel momento in cui ci preconfezioniamo come umani e adottiamo quella maschera dicendo sono già tutto quello che io posso essere, no. Carlos Castaneda definiva l'essere umano come una casa composta da 100 stanze. Quando nasciamo entriamo nella prima stanza, e la prima stanza si chiama consapevolezza ordinaria, dove noi nel nostro agire, nel nostro vivere, lottiamo semplicemente per una pura sopravvivenza. La cosa che veramente fa rabbrividire è che diceva anche che il 99% della gente vive ammassata in quest'unica stanza, senza trovare il coraggio di sperimentare le altre 99 stanze. Dove sono le chiavi che aprono quelle 99 stanze? Dentro di noi. Un viaggio di 30 centimetri dalla testa al cuore, dalla testa al cuore. E il cuore vi bussa tutte le volte che guardate un orizzonte, tutte le volte che guardate negli occhi un bambino, tutte le volte che abbracciate vostro figlio, tutte le volte che trovate il coraggio in piena intensità di abbracciare il vostro compagno, la vostra compagna, e di sapere che esiste soltanto quel momento. Tutte le volte che riuscite ad alzarvi al mattino, a guardarvi allo specchio e di dire ti amo. Ma chi è che lo fa? Nessuno. Ma abbiamo sentito anche sempre questa mattina negli interventi di prima che il nostro corpo ci ascolta. Ha orecchie, è lì. Ma è logico che se io non comunico con il mio corpo è come una traccia di un giradischi, continuerà a ripetere esattamente le stesse informazioni all'infinito. Dall'interno mi guarda e dice il capo oggi non c'è, e domani dall'interno mi guarda e dice il capo oggi non c'è. Ma dove è andato a finire? Sono 40 anni che non c'è questo capo. E poi capisco che l'importanza di questi momenti è proprio di capire queste cose, che tutto può cambiare, che io posso comunicare, dialogare, creare una relazione in primis con me stesso. Però il capo, che è la mia coscienza, deve imparare a volersi bene. E io al mattino dedico mezz'ora prima di iniziare la mia giornata a nutrire le mie cellule, a nutrire il mio corpo, a dare delle informazioni al mio corpo diverse da quelle che davo il giorno prima.
Perché quella parte del nostro DNA che è pura informazione non è scolpita nella roccia, è un potenziale, e il potenziale richiede un'intenzione. L'intenzione è la base dell'universo. La vostra intenzione plasma la materia, ma deve essere un'intenzione armonica, strutturata sul veicolo dell'amore, strutturata sulle frequenze dell'amore. Perché quando siete in quella modalità, tutto l'universo si inginocchia davanti ai vostri passi. Però ci deve essere questa sintonia. Sia fatta la tua volontà. È il passaggio più difficile che il percorso della maestria deve portare a compimento. Togliere l'illusione del controllo. Abbandonarci in questo flusso che ci accompagna, che sa già dove deve accompagnarci. Però le nostre intenzioni devono essere un dono. Piano piano, che cosa succede? Che quel piccolo punto cresce, cresce, cresce e diventa un unico cerchio. Ecco che attraverso questo viaggio, composto da molti sentieri, e per molti sentieri intendo molte vite, il cerchio più piccolo si espande sino a raggiungere il cerchio più grande, che è la totale autoconsapevolezza. La totale autoconsapevolezza. E quando c'è la totale autoconsapevolezza, che cosa succede? Non so se riuscite a leggere. Il momento presente. Presente in inglese si dice gift, che vuol dire presente ma anche dono. Autoconsapevolezza vuol dire non vivere più in balia del nostro passato o del nostro futuro. Uscire dall'illusione del tempo. Perché, riflettete su questo, il passato è una traccia di memoria che vive in questo momento. Il futuro è una proiezione e comunque sta portando via spazio da che cosa? Da questo momento. Tutto quello che accadrà, tutto quello che è accaduto, tutto quello che accade, accade sempre nel presente, l'eterno presente. Uscire dal fattore tempo è già un grande cambio di prospettiva, perché ricordatevi che tempo e mente sono sempre insieme, vanno avanti a braccetto. Se non c'è il tempo, la mente muore, l'ego muore, in quanto la mente acquisisce il suo senso di identità dal passato e proietta nel futuro che cosa? La sua ambizione di salvezza, di realizzazione, perché la mente non sarà mai sazia. Quel vuoto di quel filmato all'inizio, che non ci dà l'opportunità di essere sazi. E possiamo essere sazi soltanto in questo momento. Ecco il perché del dono. Ecco perché dell'eterno presente. E in quell'istante, in quel piccolo punto che è il cerchio, che è il centro anche del tronco, si dissolve l'illusione della mente. La mente cede il passo alla coscienza. E tutti gli istanti che noi viviamo, li viviamo nella loro unicità. Mary Oliver, premio Pulitzer per la poesia, le fu chiesto da un giornalista: ma come ha raggiunto la libertà dalla sua mente? Come ha raggiunto la sua illuminazione? In un modo molto semplice, lei rispose. Tre cose: osserva, stupisciti
e raccontalo agli altri. Osserva, diventa osservatore di te stesso. Osserva tutto nella purezza del momento, senza etichette, senza nomi, senza giudizi. Osserva il flusso impermanente delle cose, la ciclicità di tutto quello che è la vita, una continua morte e vita, morte e vita, morte e vita, morte e vita, la transitorietà di tutti gli eventi. Ed ecco che in quella dimensione c'è il vuoto, e quel vuoto viene riempito di che cosa? Non delle nostre ambizioni personali, ma acquisiremo una nuova dimensione. Saranno ambizioni comunque, ma ricche di significato. Saranno ambizioni dove il significato verrà espresso dal cuore. Io non credo tanto alla motivazione, perché la motivazione è fisso un obiettivo e agirò fin tanto che non avrò raggiunto quell'obiettivo. Io nel mio cammino e in base agli insegnamenti che ho ricevuto ho capito che è meglio essere ispirati dalla vita, l'ispirazione. E in quel caso che cosa succede? Che io vengo scelto. Non sono io che scelgo, è la vita che mi prende per mano con un'idea, un'intuizione e mi dice: Johnny, l'universo ti ha scelto per compiere questa cosa. Cammina, divertiti. Anche perché quando vieni scelto perché tu possa esprimere attraverso quell'obiettivo il dono che sei. E se tu non utilizzi quel dono, ti perdi, perché ti dimentichi chi sei. E soltanto nell'espressione di quel dono noi possiamo incontrare la nostra felicità, perché sono due lati della stessa medaglia. Indicativamente, lo scopo finale di tutti i riti di passaggio, di iniziazione, di tutte le tradizioni spirituali, sciamaniche del mondo, contengono questi tre punti: imparare a guarire il passato, non avere paura del futuro ed essere totalmente consapevoli del presente. Luther Orso in Piedi diceva: gli uomini devono nascere e rinascere per essere in armonia, costantemente. Perché quando tu rinasci a te stesso, tutte le mattine quando vi svegliate dal letto, che cosa fate? Non siete più prevedibili. Prevedibili a chi? A voi stessi. Diventate imprevedibili. E quando voi siete imprevedibili, siete autentici. Ricordatevi che la nuova era, la nuova coscienza, viene richiamata dall'autenticità. Coerenza ed autenticità. Se non c'è coerenza con noi stessi, attiriamo tutta una serie di resistenze, di ostacoli, che ci vengono messi appositamente lungo il cammino perché troviamo il coraggio di incontrare la nostra natura più profonda. Potrò solo quando, nel nostro quotidiano, tante volte, negli occhi delle persone, vedo un po' di sconforto, come dire: ma come posso in questa situazione? Come posso realizzare me stesso in questo mondo così ristretto, così caotico, così difficile, così impensabile? Guardate la frase che mi hanno dato i nativi. Si sono messi a ridere e mi hanno detto: come fai ad aspettarti che io voli come un'aquila quando per tutto il giorno tazzo con dei tacchini? Perché soltanto in quella consapevolezza noi possiamo fare esperienza. La realtà olografica
richiede che tutto entra nel nostro sentiero perché ha uno scopo evolutivo. Io uso questa metafora. La vita è un'agenzia del lavoro. L'universo, la coscienza intelligente della vita è un'agenzia del lavoro. E sapete cosa mette insieme? Domanda ed offerta. Domanda ed offerta per cosa? Per guarire noi stessi. Guarire quel concetto di separazione che abbiamo portato con noi da casa. Sentirci una parte separata dal tutto. Quindi attireremo situazioni, eventi, persone, tutto ciò che è necessario perché la nostra coscienza possa essere risvegliata all'unità. La vera guarigione avviene nel ricomporre quel puzzle, nel rimettere insieme quelle parti di noi che ci vengono riflesse dagli altri, dal mondo esterno, attraverso una pratica quotidiana. Un saggio diceva: ci vuole tutta una vita di pratica, ed è così. Ogni giorno possiamo fare pratica e non dobbiamo avere giudizi in questo, perché ogni giudizio è una separazione. Ogni etichetta che utilizziamo è estrapolare dall'unità qualcosa. E nel nostro concetto non facciamo altro che respingere quella determinata dimensione che è già dentro di noi. Black Hell, un grande capo indiano, diceva: ovunque è il centro del mondo, perché tutto è sacro. Dove vi trovate voi è il posto perfetto per la realizzazione del vostro più elevato potenziale, per la manifestazione della vostra luce e della vostra anima. Quindi non cercate il posto perfetto, non cercate il momento perfetto, nutrite delle aspettative che vi allontanano da questo momento ed è l'unico che avete, il qui e ora. Semplicemente sappiate che quando l'allievo è pronto, il maestro appare. E quindi il momento perfetto arriverà davanti ai vostri piedi soltanto quando voi sarete pronti per entrare in quell'esperienza. Ed è la vostra anima che la sceglie. Io ho concluso, passo la parola ad Andrea, vi ringrazio per la vostra grande attenzione e naturalmente penso che siamo giusti come tempo.